which is your experience with Opera Sumolis? What do you think about it? So we arrived a few days ago, and like very quickly we had a very nice atmosphere between all the singers, and of course the first day it was really impressive to sing for the maestro, and also because all the others. Dice che all'inizio è stata molto impressionata e anche un po' spaventata perché comunque vedeva anche il livello delle voci molto molto alto. E poi dopo è rimasta impressionata dal fatto che poteva imparare dal maestro Corbelli questa esperienza, perché il maestro Corbelli ha molta pazienza, e quindi lei si sentiva anche libera di poter sbagliare per poi poter fare dei miglioramenti. È molto contenta di stare in Molise, in questo magnifico territorio, ed è molto contenta di aver praticamente avuto la possibilità di studiare con un grande maestro del repertorio. Lui è un baritono brillante, appunto, del repertorio rossiniano, perché lei comunque ama Rossini e è venuta qui proprio per migliorare il proprio repertorio rossiniano, e lo sta facendo in uno dei posti più belli che ha mai visto, e si aiutano a vicenda anche loro, tra di loro, e quindi si sentono supportati, ma si aiutano anche a vicenda. For me, I'm quite new here still. I just arrived yesterday night, but I got the chance to sing. Si sente molto libera di poter non sentirsi giudicata, perché comunque il resto dei colleghi sono praticamente molto amichevoli. E lei è venuta ieri, ha detto, appunto, quindi nonostante è arrivata più tardi in questa masterclass, ha subito colto l'energia di questa masterclass. Ha lavorato in questo caso Mozart, e ha lavorato sulla pronuncia anche dell'italiano e sull'interpretazione, quindi è molto molto contenta, come tutti gli altri, di essere qui. Siamo con il maestro Nicola Ziccardi, nuovamente qui Oradino, Opera Studio Molise, Arturo Giovannitti, associazione che camminano insieme. Nuovamente tanti giovani talenti della lirica che sono qui per una masterclass d'eccezione e che rimangono qui in Molise, qui a Oradino, diversi giorni per perfezionarsi. Ecco, qual è anche l'orgoglio di aver portato tutto questo nella sua terra d'origine? Dunque sì, siamo alla settima edizione di Opera Studio Molise, è nata proprio da un pensiero che ho avuto tanti anni fa, appunto per il fatto che io da giovane molisano non avevo tante opportunità per poter stare sul palcoscenico. Quindi mi ero ripromesso che questo non doveva accadere per le generazioni future, e ho cercato di farlo con un livello professionale molto alto, tant'è che quest'anno sono davvero super orgoglioso, perché insomma ho portato qui in Molise per la prima volta, perché non c'era mai stato, il maestro Alessandro Corbelli, che è il numero uno al mondo del repertorio belcantista. Veramente lui canta tuttora, adesso lascia qui e va all'Arena di Verona a fare due recite del Babile di Siviglia, ed è questo un orgoglio non solo mio personale, ma anche per la terra, perché lui stava dicendo: ma questo Oratino così piccolo, che c'ha due o tre ristoranti, uno più buono dell'altro, insomma viene apprezzato, e allo stesso tempo lui sta lavorando con i ragazzi che, come hai detto, vengono da tutto il resto del mondo per perfezionarsi e fare questo. Quindi insieme quindi con l'associazione Arturo Giovannitti stiamo cercando di fare questo al meglio, diciamo. Quanto è importante avere una testimonianza così diciamo di prima mano, perché ricordiamo Corbelli comunque è a sua volta allievo, erede di altri grossi nomi della lirica. Quanto è importante l'insegnamento, dedicarsi agli studenti, o comunque diciamo a giovani talenti che vogliono perfezionarsi, un percorso che comunque sta conducendo anche lei? È una sorta di testimone, di dovere anche morale, etico, artistico, quello che si mette in pratica. Sì, praticamente per me è una cosa fondamentale, perché quando vai al conservatorio, comunque per il fatto che comunque hai tante materie per studiare, non si riesce
a completare davvero un percorso professionale artistico. E un personaggio come Corbelli è comunque una persona che ha cantato con Pavarotti, canta con Florez, canta con lui stesso, è uno dei top della lirica. Quindi l'esperienza di palcoscenico, il modo con cui bisogna fare un recitativo sul palcoscenico è tutto frutto di un'esperienza di anni di palcoscenico. Stessa cosa, io sono più o meno 20 anni ormai che sono nella lirica e stessa cosa per i giovani, io cerco di trasmettere la mia esperienza di palcoscenico. Lo stesso io mi confronto sempre con il maestro Corbelli, lo incontro spesso quando canta lui a Salisburgo per esempio, e aggiorno me stesso anche, perché questo è un percorso che anche a 70 anni impari qualcosa, questa è la bellezza, perché lo strumento vocale è in continua evoluzione giorno dopo giorno e con sé anche l'esperienza del palcoscenico, che secondo me è la cosa più importante per questa carriera. Ecco perché ci sono giovani interessati e provenienti da tutto il mondo per questo progetto e per questo obiettivo artistico. Se c'è 240 in Lavagna 231, sento in Francia e tutti hanno un amore in Spagna. Ah, in Spagna son già 1.300. Corbelli, anche da un punto di vista, diciamo, tecnico, rappresenta un po' quelle che sono le fondamenta poi della tecnica applicata all'opera lirica. Quanto si è evoluta già nella sua generazione quel tipo di tecnica, quel tipo di presenza scenica? Adesso, diciamo, verso dove si sta andando secondo lei? Perché, diciamo, è comunque importante conoscere le basi, ma essere proprio in continuo movimento nell'evoluzione, diciamo, anche di quello che accade sul palco, che evidentemente comunque si evolve in base ai gusti del pubblico, la tecnologia e quant'altro. Sì. Beh, certo, ci sono a volte anche delle esigenze, ci sono dei registi che adesso fanno delle cose veramente modernissime, quindi non si è più solo cantanti, a volte ci chiedono di danzare, di cantare sopra elevati di 5-6 metri, e proprio ieri il maestro diceva che gente del passato come Pavarotti, perché lui in realtà fa quello che i registi dicono, di saltare, di correre a destra e a sinistra, però ha detto, ma io ho 70 anni, infatti a volte dico ai registi, ma a volte il canto è importante, dove è andata a finire questa cosa? Ha fatto, e sicuramente quelli prima di me non avrebbero neanche mosso un piede, quindi sicuramente c'è un'evoluzione rispetto a quelli che sono i cantanti e artisti del passato, rispetto a questi. Anche a me mi è capitato di fare una produzione italiana in Algeria, dove alla fine dell'aria mi impacchettavano, mi alzavano e mi portavano via così. Quindi bisogna essere sempre pronti, perché si può cantare in piedi, si può cantare seduto, di spalle, succede abbastanza di tutto. L'evoluzione, adesso io non so dove andrà a finire, però è stato forte che me l'hai detto, perché ieri proprio mi diceva proprio questo, quelli del passato non avrebbero neanche fatto un passo sul palcoscenico, perché il canto era la cosa principale, quindi questo è quello che Corbelli ha detto ieri. Ecco, infine un'ultima domanda, questa volta sul programma di questo evento dell'8 di giugno, che è appunto uno spettacolo che servirà, diciamo, a mettere già in pratica quello che è stato l'esito di questa masterclass. Sì, allora, l'8 di giugno qui alla Chiesa Assunta in Cielo, Santa Maria Assunta in Cielo, proporremo il programma che i ragazzi stanno provando in questi giorni, quindi ci saranno delle arie tratte appunto dal repertorio operistico, ma anche dei pezzi insieme, quindi dei duetti, dei quartetti, e quindi stiamo proprio adesso ancora ultimando la lista di ciò, perché dobbiamo anche capire quello che loro conoscono, che hanno fatto, quindi che possono cantare, e allo stesso tempo in questi giorni perfezionare, quindi questo sarà.